questo ragazzo è molto amico a Renzo Pazzo e quindi non ha voluto mancare. Io ve lo voglio presentare perché lui ha le prime armi, ha inciso il suo primo lavoro discografico e sicuramente è un ragazzo che si sentirà ancora parlare di lui. La cornice dei vostri applausi è per Fabio Gargano. Quando storia che ha avuto e ogni volta che perdeva ci diceva sempre un cuore non ti parla più schiacciava le pezze giù nel fondo di un bicchiere in quel solito caffè poi sei arrivato tu riusci a farmi improvviso una carezza sul tuo viso innamorarsi ancora va bene quanto male decidere da un attimo se arriverò qui e rialzerai il gusto tenere un pezzetto ogni ricordo tutto che ora c'è stato in me a innamorarsi ora sarà il più bello ancora senza giovare un esso ma con più maturità lasciando fare a tempo su questa volta ci libera perché sarà sana dice venga chi sta a morire ma non so superficiale la paura mi fa male può farsi più male a te anche un semplice minuto ma con chi l'avrò vissuto senza avere mai rimpianti senza chiedermi perché se non è stato lì è speriamo tra le cose che non cancelliamo mai innamorarsi ancora va bene poco male decidere di farà attimo sia lì grazie, grazie. Lo facciamo un applauso agli sposi Enrico e Giuseppina, forte forte. Grazie. La mia presenza qui questa sera è stata voluta da Vincenzo, papà dello sposo. Facciamo un forte applauso a papà dello sposo, Vincenzo, grazie, grazie. E un grande applauso anche. Grande applauso anche a Mario Guida, grande organizzatore e presentatore, grande amico mio. Grazie, ecco la prossima. Vai. Deciso mai, faccio come lei, dammi l'anima, convincerti a fuori, che non c'è più lì, questo stilo Rosario, con la vista qui stasera. Ciao Rosario. Ecco la prossima. Se tu fossi innamorato con bisogno di te, potessi essere la felice se stesse con me. Io te la cavasse d'ore, non bastasse una parola, ma non basta una rinduce da regalare. Sì,
questo secondo palazzo innamorato di